Sono Marco Pasquali, presidente del gruppo Modellisti Alto Verbano. Siamo qua a Laveno nella palestra del liceo scientifico. Abbiamo organizzato questa piccola mostra per far vedere un po' le nostre opere. Siamo un gruppo di una trentina di soci, facciamo modellismo in tutti i settori, dalla ferrovia, navi, aerei, personaggi giapponesi, eccetera, macchine, camion, eccetera. E praticamente abbiamo portato un piccolo, diciamo così, campionario della nostra, dei nostri modelli. Siamo attivi dal 2000, e attualmente di soci attivi come sempre siamo 32, però quelli che di solito fanno le mostre sono una ventina scarsi. Bene o male cerchiamo di incontrare il favore del pubblico con i modelli che esponiamo. Cerchiamo di coinvolgere praticamente i giovani, nel limite del possibile, i bambini, i ragazzi. Abbiamo già fatto anche in altre occasioni delle dimostrazioni di come si monta, come si dipinge, come si mette in opera, in pratica un modello. E praticamente abbiamo avuto, diciamo, un sacco di persone interessate. Auspichiamo comunque di aumentare il numero di soci o di appassionati comunque che vengano quantomeno a vedere le nostre mostre, oppure anche a imparare o conoscere o condividere determinate idee, determinati trucchetti del mestiere, per intenderci. Sono Franco Frattini, segretario del GMAV, l'associazione di cui si parla in questa mostra. E sono a fianco di una delle mie opere, di cui vado sinceramente molto orgoglioso. È una riproduzione al reale di una situazione qui del comune di Laveno Mombello, la zona dei Tre Ponti, un'opera che mi è costata circa un anno di lavoro, ma poi i risultati danno ovviamente gratifica, no? Perché è stata già esposta anche in una manifestazione a carattere nazionale e riproduce proprio in tutto e per tutto la situazione reale, cioè dai ponti all'edicola che adesso è stata chiusa, è stato tutto costruito in scala e con i risultati che spero che vengano sempre gratificati dalle persone che visitano questa mostra. Oltre a questo diorama che abbiamo visto poc'anzi, ho costruito anche, ed è stata la mia prima, diciamo, mia prima attività, è un diorama che riproduce un capannone in costruzione con l'autogru, eccetera, eccetera, e fino a poco tempo fa, fino a qualche sera fa, diciamo, sono intervenuto su una stazione di un altro nostro socio che per impegni di lavoro non riesce a portarla avanti, per cui sono specializzato sul ferroviario, ecco. State vedendo la riproduzione del Real de France, un'opera veramente bella, curatissima. Il nostro socio che l'ha costruita ha impiegato praticamente 2 anni di lavoro, di tempo, però i risultati sono secondo me eccezionali, perché veramente è una riproduzione molto delicata. Infatti il problema nostro nelle manifestazioni molte volte è il trasporto, perché basta un sussulto, uno scossone della macchina e è facile creare qualche danno. Però detto questo, quando si vedono queste opere, c'è solo da, chiaramente per un appassionato di navi, diciamo che comunque c'è solo da guardarle nei particolari, perché sono veramente molto curate. Sempre opera del socio Umberto Bellorini, la riproduzione del Piemonte, il battello a vapore attualmente ancora funzionante sul Lago Maggiore, ogni tanto appunto fa tappa anche a Laveno. Anche questa è una riproduzione unica, perché praticamente si è fatto tutto su disegni originali del Piemonte, di conseguenza ha dovuto rapportare in scala il tutto e anche in questo caso, a mio modesto parere, il risultato è più che lusinghiero. Stiamo vedendo adesso opere del nostro socio Giacomo Prato, specializzato in lavori di cartoncino, autocostruzioni, oltre a tanti altri lavori. In questo caso viene inquadrata una rimessa, un ponte anche questo ripreso dal reale, una situazione subito dopo l'abitato di Luvino, il ponte dell'Asino. E oltre a modelli di locomotiva, in questo caso non funzionanti, cioè solo riprodotti esteticamente. Poi seguono sempre ad opera dello stesso socio navi,
aerei, cioè è un socio, un espositore che ama spaziare un po' in tutti i campi, riproduzione di fantasia, riproduzione di realtà e, ripeto, ama molto lavorare col cartoncino, cosa auspicabile anche ai bambini perché sono lavori anche abbastanza semplici senza considerare ovviamente le opere più impegnative. Ecco. Sono Luca Restelli, la mia passione come modellismo, oltre al classico modellismo di aerei e macchinine, è l'animazione giapponese, da serie più vecchie a serie più nuove, molti in kit di montaggio, per cui è come montare un aeroplano, con la differenza che le istruzioni sono in giapponese. Alcuni però, invece di essere in kit, sono action figure, tipo queste o altri soggetti, per cui si comprano già fatti. Questa locomotiva è costruita dal nostro socio Pozzini Mauro, ci ha messo 4 anni e mezzo per farla. È una macchinetta di fantasia, riproduce una decouville, una macchinetta da campo. Funzionerebbe a vapore vivo, in questo caso a freddo funziona ad aria compressa e praticamente riprende gli stessi movimenti della macchina vera, con tutte le varie regolazioni. Il viadotto di Malnate è visibile vicino a Varese, praticamente dove c'è la nuova tangenziale, 200 metri di lunghezza, 52 metri di altezza, nel modello sono 2,40 m per 90 cm. È possibile il funzionamento dei treni sul binario di transito. È stata riprodotta anche la base della ferrovia della Valmorea, in questo caso è in versione invernale. La riproduzione di questa cabina di blocco, opera del nostro socio Crevola Loris, che tra l'altro è un macchinista delle Trenord ed è anche l'autore veramente tanto di cappello di quello che è un po' tutta la paesaggistica del plastico modulare che avete visto nelle varie sezioni, nelle varie riprese. Ricordiamo in chiusura di questo servizio che il GMAV ha la sua sede a Germignaga in Piazza Roma 27. E i soci si ritrovano ogni primo venerdì del mese attorno alle 21:15. L'ingresso ovviamente è libero a tutti. Puntualizziamo soltanto che nella sede non vi sono queste strutture, perché o sono a casa dei soci oppure comunque vengono, come il plastico modulare ovviamente viene smontato di volta in volta. Siamo aperti a suggerimenti, a nuove adesioni, perché è un classico, e disponibili anche per informazioni di qualsiasi genere inerenti appunto il modellismo in generale. Ecco, grazie.